Sedaci Sant'Antonio, un accese cardiopatico muore in caserma mentre i carabinieri gli notificano gli arresti domiciliari per spaccio di droga. A Cicatena, controlli a Campione contro chi abbandona i sacchetti dei rifiuti sulle strade. Elevate le prime sanzioni. Calcio, l'AC Sant'Antonio presenta ai tifosi, alla stampa, lo staff tecnico e dirigenziale. Puntiamo a vincere, affermano i dirigenti. L'appuntamento con l'informazione di TG Reporter, benvenuti. All'interno ci occuperemo della mancata realizzazione dei solarium per disabili a Santa Tecla, gli assessori competenti al lavoro per assicurare un servizio. E poi ci occuperemo della guida turistica su Acireale, l'ultimo lavoro questo realizzato dal fotografo e studioso Biagio Fichera. E infine parleremo di progetto accoglienza, gli 8 bambini del popolo Saharawi ospiti nei mesi estivi ad Acireale. Ci hanno fatto difatti visita negli studi televisivi e radiofonici proprio stamane. Partiamo però dalla cronaca che ci porta ad AC Sant'Antonio, muore difatti in caserma dopo l'arresto, ma sulla tragedia non vi è nessun giallo, l'uomo difatti era cardiopatico. Nuova operazione intanto antidroga a Giare, dove sono stati eseguiti 2 arresti, ma sentiamo meglio nel servizio. Nessun giallo, ma solo una tragica fatalità. Un infarto fulminante che non ha lasciato scampo ad un 60enne di Acireale, gravemente malato, morto ieri all'interno della stazione dei carabinieri di AC Sant'Antonio. I militari lo avevano affermato dopo aver trovato nel terreno prospiciente la sua casa ad Acireale una piantagione di marijuana composta da oltre 150 piante. Condotto in caserma, l'uomo, che era cardiopatico, separato dalla moglie e viveva da solo, si è sentito male. I militari hanno chiesto l'intervento dei medici del 118, giunti con 2 autoambulanze, una delle quali munita di defibrillatore. L'intervento però è stato vano. L'uomo è morto nella caserma, mentre i militari dell'arma stavano per notificargli un provvedimento che disponeva per lui gli arresti domiciliari per spaccio di droga, arresti domiciliari concessi proprio per il suo stato di salute. Su disposizione della procura, che come atto dovuto ha aperto un'inchiesta, la salma è stata restituita ai familiari, ma non è stata nemmeno disposta l'autopsia, visto che le cause del decesso sono apparse chiari sin dall'inizio. E nel campo della lotta antidroga, nuovo colpo dei carabinieri a Giarre. I militari dell'arma, in un appartamento di via Gioberti, nella zona di Viale Libertà, hanno sequestrato quasi 1 chilo di marijuana e parecchio denaro in contanti, provento dell'attività di spaccio. In manette 2 fratelli, entrambi incensurati, arrestati per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. La droga si trovava all'interno di vasi in vetro. Ad AC Catena lotta invece ai trasgressori con i controlli a Campione di sacchetti abbandonati sul suolo pubblico. Elevate le prime sanzioni, che vanno dai 200 ai 600 euro. A Cicatena, al centro delle polemiche in questi giorni per la mancanza di raccolta dei rifiuti, specie nei giorni di venerdì e martedì, 2 giorni cruciali in cui si effettua una raccolta extra. A monte la protesta di 20 dei 29 operatori della EF Servizi Ecologici, i quali chiedono il riconoscimento dell'ora extra, la sesta, non prevista nel contratto stipulato con la ditta. Una situazione insostenibile per il comune catenoto, che è voluto correre ai ripari, convocando un tavolo tecnico per decidere sul da farsi. Presente il dottor Michelangelo Patanè, nominato commissario della ditta dopo che questa nell'estate del 2017 era finita sotto i riflettori nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza. Posta in liquidazione, può svolgere mansioni ordinarie, garantire pertanto il servizio di raccolta rifiuti, in questo caso al comune di AC Catena. Dal tavolo tecnico si è dato il via ad un controllo a Campione, rilevando le prime multe dai 200 euro fino ai 600 euro. Un'azione atta a tutelare il territorio e i cittadini virtuosi che amano AC Catena, come ha sostenuto il vice sindaco con delega all'igiene ambientale Giovanni Pulvirenti, rispondendo alle dure critiche
mediatiche sui social. Sta accadendo quello che avevamo già dichiarato qualche giorno fa, cioè quello che era previsto in una conferenza di servizi e nel nostro programma dell'amministrazione Oliveri, cioè il controllo intanto del territorio con delle telecamere mobili che già hanno dato il loro risultato sanzionando i trasgressori. Ovviamente io ci tengo a precisare, il Comune non vuole fare cassa, il Comune vuole dare un segnale di presenza sul territorio, e tra i segnali che stiamo dando di presenza sul territorio c'è anche quello dei controlli a campione di alcuni sacchetti di immondizia abbandonati sul suolo pubblico affinché si possa risalire al trasgressore. Ieri, nella giornata di ieri, sono state sanzionate 5 cittadini catenoti, sporcaccioni che hanno lasciato il loro rifiuto abbandonato sul marciapiede pensando di non essere scovati. Li abbiamo scovati, li abbiamo sanzionati, e non finisce qui, perché ancora nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, l'azione continuerà. Questo a dare supporto ai cittadini onesti, ai cittadini che fanno una buona differenziata e pretendono un ottimo servizio, e per dire che il Comune di Cicatena, l'amministrazione di Cicatena, è presente sul territorio. È un'azione che è nata da un problema che è stato sollevato nei giorni scorsi, cioè quello del mancato ritiro di parte dei rifiuti. Infatti nei giorni scorsi sapete che c'è stata una grossa polemica da Cicatena per la materia dei rifiuti, e nel weekend che è appena trascorso, in qualità di vice sindaco assessore all'ecologia, ho avuto da lavorare con i funzionari dell'ufficio ecologia e con l'amministratore delegato e il commissario della ditta F affinché si trovasse una soluzione a queste problematiche, e ne abbiamo trovate 3. Nello specifico abbiamo trovato la soluzione questa di un progetto di sanzione del cittadino disonesto sporcaccione, abbiamo trovato una soluzione per andare a tappare la problematica lavoratori F, cioè la che recriminano la quinta ora. L'azienda pare che non riesca a pagare la quinta ora a 20 unità lavorative, ma sta provvedendo ad assumere del personale a tempo determinato per andare a supplire le giornate e le ore di mancanza di servizio. Nello specifico il martedì e il venerdì assumerà delle persone che a tempo determinato andranno a supplire lo straordinario. E poi la variante che abbiamo previsto come amministrazione e come parte politica di questa città al governo, che andrà a vedere la rimozione delle campane finalmente dal territorio comunale, oggetto di raccolta di rifiuti, perché ancora ci sono questi sporcaccioni che hanno bisogno di un contenitore per buttare un rifiuto attorno, e andare a conferire il vetro porta a porta. Ci spostiamo a Fiumefreddo, dove è stata convocata ieri mattina la conferenza stampa da parte dei consiglieri comunali del gruppo di minoranza, vale a dire Marinella Fiume, Maria Taormina, Giuseppe Nuncifore e Giovanni Spinella. I consiglieri hanno relazionato sul loro operato ad un anno dall'insediamento, numerose le criticità fatte rilevare, i problemi irrisolti e le mancate risposte alle esigenze primarie dei cittadini, dalla penuria di acqua potabile alla raccolta differenziata, alla pulizia della spiaggia, al traffico congestionato, alla disorganizzazione degli uffici, per poi passare alla mancanza di informazione, ai problemi del lavoro e delle fasce più deboli della popolazione, fino al fenomeno del randagismo. I consiglieri hanno rimarcato nell'occasione che il loro ruolo è di vigilanza e controllo, ma anche propositivo per il bene della comunità. Ed invece parliamo di Consiglio Comunale, perché questa sera a Santa Venerina si terrà con inizio alle 20:30 la seduta di Consiglio Comunale, con 4 punti posti all'ordine del giorno, tra cui la nomina della Commissione Elettorale Comunale, la nomina della Commissione Comunale per la formazione dei giudici popolari, la nomina poi del Collegio dei Revisori dei Conti 2018-2021. Tra i punti posti anche la discussione sul programma triennale lavori pubblici 2018-2020 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2018. Ed invece ad ACI Sant'Antonio è stato convocato per venerdì 20 luglio alle 10 il Consiglio Comunale dopo la rielezione del sindaco Santo Caruso. Tra i punti di fatti posti all'ordine del giorno, l'insediamento del Consiglio e la presa d'atto giuramento dei consiglieri comunali proclamati eletti, ma anche il giuramento
giuramento del sindaco neoeletto. Tra i punti vi sarà anche l'elezione del presidente del Consiglio Comunale e l'elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale. Torniamo invece ad Acireale, dove la Sogip Servizi Acqua e Gas Metano Acireale comunicano alla cittadinanza che domani, mercoledì 11 luglio, a causa di lavori di manutenzione presso la sorgente Miuccio, sarà interrotta l'erogazione idrica dalle 8 alle 17 nelle zone di Corso Italia, via Cervo, viale Principe Amedeo, Corso Savoia, Centro Storico e nelle frazioni di Santa Maria La Scala. Ci fermiamo per qualche istante di pausa, tra poco. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. È arrovata, l'anzolata già lavata. Bella. Fresca? Bella fresca. E nostrana, da Reità. Sulla riviera ionica coltiviamo le nostre verdure. Genuine, già pulite e pronte da gustare. Ci piace. Bella fresca, l'insalata siciliana a chilometri zero. Opel Carlo Rox, il mini SUV da città. Opel Carlo Rox, a riposto da Gida Auto Point, presso centro commerciale Conforama. Guarda amore, il mini SUV da città Opel Carlo Rox. Questa voglio. Amore, ti piace la nostra nuova macchina? Mamma, è bellissima la nostra Opel Carlo Rox. Gidauto, concessionaria Opel a Catania, in via Brancati 2545 e a riposto Gidauto Point, presso centro commerciale Conforama. Ai magazzini del risparmio abbiamo scelto la qualità specializzandoci sull'abbigliamento uomo con linee cerimonia, casual o giornaliero. Controlla le firme Facis, Ingram, Rodrigo, Cassera, Alan Davis, Milestone. Naturalmente senza tralasciare i reparti donna, neonato e l'intimo, ragno, lovable, fila, trussardi. E aggiungendo uno store per la casa e corredi con il meglio da Zucchi, Caleffi, Trussardi, Cavalli. Magazzini del risparmio di Scalia Musmarra dal 1890 veste le generazioni in Piazza Duomo dal 22 al 27 di fronte la cattedrale a Cireale. Bentrovati al nostro telegiornale, parliamo di solarium in quanto la questione sulla mancata realizzazione del solarium nelle frazioni di Pozzillo, ma soprattutto della passerella per disabili a Santa Tecla, ha scatenato delle critiche, ma adesso si cerca di correre ai ripari. Vediamo. Critiche feroci per la mancata realizzazione del solarium per disabili a Santa Tecla sono piovute addosso all'ex garante per le persone con disabilità Palmina Fraschilla, che oggi regge l'assessorato alle politiche sociali, ma diciamolo, il destinatario di queste infuocate presi di posizione semmai doveva essere l'assessorato al mare, che a quanto pare si sta muovendo per risolvere la questione. Occorre un monitoraggio finanziario così da valutare se esistono margini di manovra per assicurare anche per quest'anno l'unico punto di riferimento in zona per i soggetti con disabilità motorie. Una piattaforma estesa per ben 110 metri quadrati di superficie è dotata di idonei scivoli di accesso e passaggi senza barriere architettoniche in grado di consentire l'accesso in acqua. Ma la domanda: si riuscirà ad allestire il tutto anche quest'anno?
L'assessore al mare, Daniele La Rosa, non sta trascurando alcun dettaglio per far sì che l'opera possa realizzarsi e in alternativa anche l'assessore alle politiche sociali si sta muovendo. Come? Valutando la possibilità di stipulare una convenzione con un nido tra quelli operativi lungo la costa acese che offrirebbero la disponibilità a destinare alcune cabine ai soggetti disabili o con difficoltà motoria, ma a quanto pare nessun lido, a sentire l'assessore, offrirebbe al momento piena accessibilità. Nulla da fare invece per quanto riguarda Pozzillo. La frazione marinara acese quest'anno resterà senza solarium, realizzato negli anni scorsi in via Carammone, interamente a carico del comune. Il cittadino segnala, la nostra telecamera si è recata stamane in via Castello a San Giovanni Bosco, dove veniva segnalata la presenza di un'irregolarità sul manto stradale che, come evidenziato dalle immagini, è presente quasi all'altezza della mini rotatoria esistente in zona. Si tratta di un pericoloso avvallamento, cedimento del manto stradale, probabilmente dovuto alla presenza di una faglia sismica che attraversa la zona, che mette a repentaglio l'incolumità soprattutto dei mezzi a due ruote in una strada trafficata soprattutto dai villeggianti nelle frazioni a mare che giornalmente la percorrono. Una segnalazione, questa, che giriamo agli uffici tecnici competenti. Cambiamo invece argomento, parliamo di turismo, parliamo di una guida turistica su Acireale, l'ultimo lavoro realizzato dallo studioso Biagio Fichera, un regalo questo non solo ai turisti ma anche a tutti gli acesi. Fotografo, scrittore e studioso di tradizioni popolari, dopo gli anni trascorsi a Parigi e Roma, Biagio Fichera torna nella sua città natia, Acireale, cogliendone in quei periodi di lavoro da fotografo aspetti che le stagioni regalano a questa città nelle sue foto. Nella sua vita anche la ricerca sulle tradizioni popolari, pubblicando opere come Il lavoro stanca, A storia e gli dialetti di La Sicilia, Il culto di San Sebastiano in Italia e nel mondo. Uno studioso, Fichera, da poco ottantenne, in continuo movimento al punto da realizzare una guida turistica su Acireale, la città del barocco. In libreria o nelle edicole da qualche settimana la guida, maneggevole e facile da consultare, permette di conoscere al meglio Acireale, con 4 itinerari designati sui luoghi da visitare corredati di foto. All'interno è possibile leggere le origini sulla città di Acireale, la leggenda di Ace e Galatea tradotte in inglese, e poi la parte culinaria e la cartina con le vie. Un lavoro minuziosamente curato da Fichera, che ha richiesto anni di dedizione. Questa ricerca, diciamo che per me è stata importante, conosco bene la mia città, ma ho voluto aggiornare alcune notizie, ho aggiornato in questa guida tutto lo stradario della città, ho cercato di inventare, di fare questa guida in 4 itinerari diversi, con 4 cartine diverse, più la cartina generale di Acireale. Molti acesi non conoscono dove calpestano, non conoscono la nostra storia, le nostre tradizioni, i nostri usi, i nostri costumi. Ecco, allora io ho creato questa per i turisti ma anche per gli acesi. È una guida creata, lavorata con tanto amore e senza sovvenzionamenti di nessuno. Ho voluto fare questo regalo alla mia città a spese proprie. Dentro c'è un po' di tutto, c'è la festa di San Sebastiano, la festa di Santa Venera, e poi c'è automaticamente la Gelandea, il barocco, c'è tutto. In 100 pagine ho cercato di recuperare tutto, perché creare una guida non è facile, perché in poche parole bisogna dire moltissime cose. Sabato 7 nella parrocchia San Martino Vescovo a Caruba di Giarre è stato benedetto da parte di padre Sebastiano Leotta il cereo votivo a Maria Santissima, madre della Divina Grazia. A volerlo realizzare un gruppo di giovani come frutto di sacrifici personali e di fatiche ed espressione di fede e devozione a Maria. Al termine della celebrazione eucaristica il cereo, come anche viene chiamato candelora, ha preso parte alla processione del fercolo con il
venerato simulacro di Maria Santissima, madre della Divina Grazia. Ed invece comincia oggi il triduo di preparazione alla festa di San Camillo dell'Ellis nel cortile San Camillo ad Acireale. A partire dalle 18.30 la recita del Santo Rosario e litanie del Santo, seguita dalla celebrazione eucaristica animata dalle comunità parrocchiali. Oggi difatti parteciperanno le comunità parrocchiali di Cosentini, Linera e Maria Vergine. Ed invece si avvicina il raduno degli oratori estivi previsto per venerdì 13 nel Parco Chico Mendes di Giarre. A promuovere il tutto il coordinamento oratori diocesi di Acireale. L'appuntamento difatti prevede un raduno a partire dalle 9 fino al con momenti dedicati ad accoglienze anche ad incontri che culmineranno nel pomeriggio. E si è concluso invece domenica 8 luglio a Villa Fortuna di Acitrezza il premio Arte e Bellezza. Il primo premio è stato assegnato a Jessica Gallo dell'associazione Vanity di Enza Mignacca. Il presidente di giuria, il critico d'arte operante in campo internazionale Maria Teresa Presti Giacomo, ha voluto conferire invece a Rosanna Gambitta una menzione onorevole. Tra gli ospiti il presidente dell'associazione culturale coriandolata Dario Liotta, membro della Commissione Mondiale delle Arti Effimere, e Aldo Messineo, protagonista nel ruolo di Enzo Ammare nella famosa serie televisiva in onda su Rai 1, il commissario Montalbano. La responsabile del progetto Maria Popolare è già al lavoro su un altro progetto che vede coinvolte altre espressioni del gusto estetico. Ancora un istante di pausa, a tra poco. A posto? A posto! A posto, i professionisti dell'auto. Metti in sicurezza la tua auto, controllandola dalla A alla Z, da Service Car a posto. Controllo elettrauto, meccanico, carrozzeria, gommista, centro revisioni. Affidati a noi. Per la prima volta ad Acireale, una struttura completa per l'assistenza della tua auto. A posto, Service Car di Riolo, via Salvatore Vigo 45. Per info 095 60 42 69. Scopri gli incentivi e le promozioni in atto. A posto, in tutta Italia, in 1800 centri. Prenota un check-up sicurezza con soli €19,90. Ne otterrai 10 gratuiti. La palestra! Alla Space Fitness, prima ti abboni, meno ti costa! Approfitta! Non dire poi vado domani, fallo subito! E scopri come puoi risparmiare sul tuo abbonamento annuale, oltre €100! Space Fitness Gym & Dance, ora è ancora più bella, con molti nuovi spazi in più per le tue attività e il tuo relax! Sale attive dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 23, il sabato dalle 9 alle 18.30. Corsi di aeropump, fit step, jump, spinning, spin bike, stand up, Pilates, spider up, walk, striding, football. Space Fitness, via Kennedy 49 a Acireale. Per info 095 836 37 51. Iscriviti e ti metti in forma. All'Istituto Comprensivo Statale Paolo Vasta si è concluso con successo il progetto PON, Insieme per Crescere, che ha consentito la realizzazione di 8 moduli formativi svolti da febbraio a maggio 2018. Orienteering 1, per gli studenti di scuola primaria. Orienteering 2, per la secondaria di primo grado. Imparo, comunico, cresco, per la secondaria di primo grado. Inglese più, per studenti di scuola primaria. L'ecocoscienza, impariamo ad agire. La mia scuola è un orto e la matematica non è un problema, per studenti di scuola secondaria di primo grado. Matematica con il coding, per studenti di scuola primaria. Hanno collaborato al progetto, oltre al personale della scuola, dei professionisti esterni, enti e associazioni resisi disponibili a titolo gratuito. Insieme per crescere, progetto PON dell'Istituto Comprensivo Statale Paolo Vasta di Acireale. Terza
terza parte di DG Reporter trascorreranno i mesi estivi ad Acireale gli 8 bambini del popolo Sahrawi. Stamane la visita nei nostri studi televisivi e radiofonici. Piacevole fuori programma con visita negli studi radiofonici e televisivi di Etna Espresso questa mattina per 8 bambini del popolo Sahrawi, ospiti ad Acireale nei mesi estivi dei volontari dell'associazione Terra Futura. Si tratta di 4 ragazze e 4 ragazzi provenienti dagli accampamenti di Tindouf a sud dell'Algeria, già immersi nel progetto di solidarietà denominato Mi Casa Est Tu Casa, curato appunto dall'associazione di volontariato Terra Futura. L'iniziativa vuole offrire ai bambini del popolo Sahrawi un periodo di recupero psicofisico durante i mesi estivi di luglio e agosto, visto che nei campi profughi si raggiungono temperature anche di 60 gradi, sensibilizzando al tempo stesso le istituzioni, l'opinione pubblica, sulla difficile situazione in cui vive la suddetta popolazione nel deserto algerino, definito uno dei luoghi più inospitali della terra. Stamane dunque la visita in radio e in televisione. Siamo con l'associazione Terra Futura al terzo anno di accoglienza dei bimbi Sahrawi che staranno qua come al solito per circa 2 mesi, sono arrivati il 4 luglio e andranno via il 21 di agosto. E nel frattempo stanno facendo nei primi giorni poverini tutte le visite mediche che necessitano, dopodiché faranno più attività ricreative, saranno ospiti da tante persone e avranno modo di raccontare la loro storia e la situazione del Sahara occidentale e dei campi profughi dove loro vivono da oltre 40 anni. Da Maria Continella a Sara Scudero, altra attivista di Terra Futura, ecco un momento, come dire, anche ludico per certi aspetti con questa visita qui in radio. Sì, sicuramente una scoperta, perché è chiaro che loro sono arrivati qui dal deserto, quindi qualsiasi cosa, anche le cose che a noi sembrano più banali, sono invece delle novità. E per loro la radio è molto importante, perché uno degli obiettivi principali del progetto, loro sono ambasciatori di pace, è quello di parlare del loro popolo e di farlo conoscere alle amministrazioni e alle reti televisive delle città dove vanno. E a proposito di ambasciatore, abbiamo qui un rappresentante del Ministero. Sì, Khalil, che è l'accompagnatore del gruppo, è un Sahrawi e lavora nel Ministero dell'Informazione e gestisce tutte le radio dei campi profughi Sahrawi. Ecco, quindi con lui gli chiediamo intanto come si sta trovando qui ad Acireale. Sì, sta molto bene, è una buona... Ringrazia tutti, dice che è una bella esperienza, soprattutto per i bambini che stanno scoprendo tutto quello che non vedono ai campi profughi e stanno facendo tante attività diverse, e per questo appunto ringrazio tutti quelli che sono solidali con la causa Sahrawi. A Acireali, a todos los solidarios con la causa Sahrawi. Che dire, buona permanenza ai bambini. Grazie, noi saremo anche ospiti a Termini Imerese, faremo anche una trasferta di una settimana, quindi insomma saremo sempre in movimento in questo mese e mezzo. Ciao Sahara Libera! Parliamo di sport, calcio, presentata ai tifosi e alla stampa lo staff tecnico e dirigenziale dell'ACI Sant'Antonio. Puntiamo a vincere, hanno affermato così i dirigenti. Il coinvolgente entusiasmo della tifoseria ha accompagnato la presentazione a stampa e tifosi dello staff tecnico e dirigenziale dell'ACI Sant'Antonio Calcio per la stagione agonistica 2018-2019. Tanti i volti nuovi dell'organigramma societario del club sant'antonese che si appresta ad iniziare una nuova avventura nel difficile campionato di promozione, torneo. Prosegue la campagna di rafforzamento con la squadra che sarà puntellata in diversi reparti, ma mantenendo in buona parte l'ossatura dello scorso anno. Si lavora all'organizzazione della preparazione precampionato che prenderà il via il prossimo 26 luglio. Dopo la rifondazione dello scorso anno e il nuovo corso intrapreso con la presidenza di Pino Lamantia, che ha ridato un'immagine decorosa alla maggiore espressione calcistica sant'antonese, si riparte dunque con l'obiettivo di migliorare il piazzamento dello scorso anno. L'ambizione è quello di migliorare quello che si è fatto l'anno scorso, perché a quanto risulta questa squadra è nata l'anno scorso, quindi il presidente ha fatto un programma triennale e quest'anno cercheremo di migliorare. Stiamo cercando di migliorare sia l'organico dello scorso anno e speriamo di poter migliorare pure la classifica, diciamo, questo è il nostro intento. Stiamo rifacendo il settore giovanile da Sant'Antonio, che era da anni che non esisteva più, e abbiamo preso il responsabile del settore giovanile e nella prima squadra abbiamo costruito uno staff di tutto rispetto, diciamo, che ogni ruolo coperto con delle persone che sono di Sant'Antonio, persone, ragazzi veramente in gamba, che appena tu
mezza parola, loro già al volo capiscono cosa vuoi fare. Staff dirigenziale rinnovato, con ruoli e compiti assegnati dalla presidenza con l'intento di delegare a figure professionalmente valide la gestione societaria. Nell'occasione infatti è stato presentato lo staff dirigenziale tecnico per la stagione agonistica 2018-2019. Giuseppe Lamantia è il presidente, Alfio Lanzafame il direttore generale, mentre Massimo Rapisarda il direttore sportivo e Mario Zappalà il team manager. Si continua poi con Antonello Caniglia, responsabile area tecnica, Alfio Torrisi, allenatore prima squadra, Riccardo Calzone, preparatore atletico prima squadra, Enzo Sorbello, collaboratore tecnico, Gaetano D'Arrigo, preparatore portieri, Antonio Nasisi, responsabile tecnico settore giovanile, Daniele Sinito, tesoriere, Filippo Zappalà, magazziniere, Salvo Bella, speaker, Luciano Di Stefano, responsabile area comunicazione. Uno staff di prim'ordine con l'obiettivo, come detto, di migliorare il gratificante quarto posto ottenuto lo scorso anno. E non è facile, perché l'anno scorso abbiamo fatto, secondo il mio modesto parere, più che bene, però bisogna nella vita sempre migliorarsi e poi bisogna dare, diciamo, continuità a questo progetto della C. Sant'Antonio, che non ci dimentichiamo che mira un'eccellenza in 3 anni. Uno è già passato, speriamo di non arrivare al terzo. Speriamo di arrivarci al secondo, e quindi bisogna fare meglio. Meglio vuol dire tanto, meglio dell'anno scorso vuol dire tanto, non dobbiamo porci limiti, e dobbiamo essere soltanto consapevoli della nostra forza, del nostro lavoro, e cercare di affrontare al meglio questo nuovo campionato che sta iniziando. Sicuramente il primo passo è evitare quei 15-14 punti di distanza dalla terza come è stato l'anno scorso, e cercare di stare sempre in corsa, se è l'ultima giornata, anche dalla prima in classifica, se ci riusciamo a stare sempre a 4, 5, 7 nel gruppetto, diciamo, del vertice della classifica. Una comunicazione da parte della Misericordia di Acireale, indetta la selezione pubblica di 4 volontari da impiegare nel progetto Garanzia Giovani Piccoli Passi, settore assistenza, presso la sede della Misericordia di Acireale in via Paolo Vasta 180. La domanda di partecipazione, che deve essere presentata previa iscrizione al programma Garanzia Giovani, firma del patto di servizio e presa in carico da parte del centro per l'impiego e o servizio competente, deve essere indirizzata direttamente alla Misericordia di Acireale e deve pervenire entro e non oltre le ore 14 del 20 luglio 2018. E adesso invece diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Giornata all'insegna del cielo sereno, con temperature previste tra i 18 e i 35 gradi, venti deboli, mari calmi. Ed è tutto per il momento, vi ricordo che potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook @Nespresso Channel _TG Reporter. L'appuntamento ritorna domani alle 13:40. Buon proseguimento.